Ciao Fiorellini, Fiorellini, oggi ho fatto un vlog e è successo un macello che vedrete, però prima da iniziare il video vi voglio dire iscrivervi al mio canale che c'è qua sotto, cliccare la campanellina e pure mettere tanti pollici su. E adesso inizi la sigla. Ciao, buon video! Buongiorno fiorellini, fiorelline, vedete con questa spazzola sono tanto tempo che mi sono fatti i capelli, mi fanno cascare i cani. C'è Toby che mi sta assillando, non siete vedete? Ok, c'è questo qua che mi sta assillando, ciao aiuto! Ok, io adesso vado. Ma ve lo dico dove vado dentro la macchina. Oggi mi prende un corpo. Mi prenderanno infarto oggi. Guarda questo che strappa tutto. Dove sta? Guarda. Delinquente. Questa spazzola comunque è molto buona. Mi raggiamo i capelli, che i miei sono ribelli. Sono un macello, so. Ok, mo quando entriamo dentro la macchina ve lo dico dove vado. Ok, questa mattina tutto appannato. Tiro giù il volante perché se no non ci vediamo. Scendiamo la macchina, che freddo. Oh! Allora. Oggi vi faccio, devo andare da il coso, dal meccanico, perché la macchina mi sta facendo questo segno qua. Da quando ho portato giù mia figlia a Terni, mi fa questo segno qua. E perciò mi tocca andare dal meccanico stamattina. Dato scaldiamo macchina, fa freddo. Non so cosa è, se è una cosa, le valvole loro dicono, non so quali valvole so, però speriamo che non mi prenda un infarto, perché ho paura che c'è una botta di soldi, un sacco di soldi. Vabbè, l'abbiamo spannata, che freddo che fa stamattina. Giriamo la fotocamera. Ok, ho tirato giù il volante. I capelli ancora mi stanno decentemente, quasi quasi meglio della piastra, sono più naturali, va bene. Insomma, sono le 8:15, fa freddissimo e andiamo giù dal meccanico. Incrociamo le dita che non c'ho un botto di soldi, perché mamma mia, le valvole mi hanno detto che costa tanti soldi, però purtroppo tocca aggiustare. C'ho solo questa di macchina e perciò non posso fare altrimenti. Poi questa, quellino aveva speso tanti soldi, abbiamo fatto l'impianto del gas, questa andava solo a benzina, non l'abbiamo presa. Mamma mia che freddo, siamo a 4 gradi e virgola 5. Comunque sono tanti giorni, ci ho preso l'acqua, ci ho preso l'umidità. Oggi non sono andata a camminare perché devo andare da questo qua. Ma non lo so se me la aggiustano subito o... O se no la devo portare, la devo lasciare o la devo portare un altro giorno. Non lo so. Comunque vediamo.
Se per esempio mi dicono da lasciarla, mi accorgo con il treno. Mi accorgo al centro storico. Prende il biglietto perché vicino lì dove vado a camminare, per esempio, che passa il treno, c'è pure lì la cosa, però non c'è la cosa per comprare i biglietti, perciò devo andare al centro storico per comprarmi il biglietto per ritornare qua su. La stazione qui dove abito io ci sta, che ti fanno i biglietti, ma lì no, devo andare al centro storico che ci sta il bigliettaio e mi fa il biglietto. Pizzicano gli occhi, vediamo se scalda presto la macchina, così scappa fuori l'aria calda, fa freddo. Mi sono fermata perché c'è l'auto e due macchine davanti. Insomma, mi tocca andare a Civito, se no mi si ferma macchina perché sono lenti qua, pure fredda la macchina. Poi speriamo bene, invece non incrociamo le dita. Mo più giù vi metto in giro la fotocamera, vediamo se questo si ferma, lo stop, sì, perché qui gli stop non li fa nessuno. Specialmente questo stop non li fanno, non lo fanno mai. Comunque, questa spazzola, volevo dire, è molto buona. Perché quando ti fai con la piastra i capelli non li posso toccare. Quando passo la piastra bollono, scottano tantissimo i capelli. E invece con la spazzola, questa qui di ceramica, quell'altra spazzola, se non mi venivano lisci i capelli. Vabbè, mi metto sempre lo shampoo, balsamo, quella crema per luce i capelli, perché se no non mi si dice, non lo so se mi si dice, ma sicuramente si dice, perché i parrucchieri li lisciano. Però, ma tanto soddisfatto questa spazzola, ci stanno tutte le misure, i capelli corti, per tutte le misure, però a me mi ha detto io ho capelli lunghissimi, mi va quel... Va bene con quella spazzola grandissima. Cioè, si vede sporchi che non si vede niente. Le spazzole fuori si vede che non le pulisce più i vetri, non lo so. Non lo so. Non pulisce il vetro. Questo dentro sporchi, lo so, vabbè. Comunque, vediamo cosa ci dice, chi ci dirà, no, mamma mia. Sto in ansia. L'avevo portata, ma avevano detto che l'avevano aggiornata, si era impazzita la macchina. Che aveva fatto contatto e perciò si era fatta così, me l'hanno fatto col computer, era andata via. Ha detto però se ritorna devi venire giù per forza perché ti faccio il preventivo e ti dico quanto costa, perché costano tanto, ho detto le valvole. E vabbè, speriamo bene che non costano troppo troppo. Con 300 euro me la cavo, speriamo. Speriamo, perché qua di tanto succede qualcosa. Vabbè. Dice le valvole costano tanto. Va bene, mo giro la fotocamera per la faccio vedere la strada, perché oggi non giriamo, lo giriamo sempre. Andiamo qua a destra, però oggi andiamo giù dritti.
Di solito io giro a destra per andare a Civita, andare a camminare, robe così. Oggi andiamo dritti. Insomma, vediamo oggi. Ecco, siamo quasi a Civita e ero bloccato perché se no voglia fatto, cioè 15 minuti sono per il gioco, 15-20 minuti e stiamo andando giù, vediamo, penso che è aperto, sono le 8:25 e andiamo a vedere che dice macchina. Mio marito ha detto che una volta che hai cambiato le valvole la macchina ti andava nuova. Questa io l'ho comprata usata dopo che mi hanno sfasciato la macchina, mi è venuto il suo ragazzo per baciare la ragazza, mi diceva fa lo stop e mi sono comprata questa macchina che già del 2005 mi sembra questa macchina e perciò già era vecchietta, 15 anni mi sa, so, c'aveva boh, del 2005 io già so quasi 3 anni che ce l'ho io e gli abbiamo fatto impianto al gas perché consumava tanto, perché questa consumava tanto di macchina, c'ha tanti cavalli. Non lo so, è 1200, però c'ha tanti cavalli sta macchina e consuma tanto, camminicchia, eh. Però se io cammino sempre con un filo di gas, eh. E perciò mi sono fatta, ho fatto sto impianto a gas perché proprio io dovevo fare avanti e indietro per camminare, la salute, robe così, ha detto ti faccio il piatto a gas così puoi andare la mattina a camminare e ritorni, perché col gas costa tanto di meno il gas, perciò poi fa, poi io capirai, vengo giù, poi arrivato su, poi tante volte ti vengo giù perché devo portare a Gary a comprare queste cose, perciò io cammino tanto con questa macchina, ma tanto tanto tanto. Meno male che ho gas. E è un Opel, è la percorsa, un Opel, sono forti, però come che ho tanti anni e intanto le valvole non le avevo mai cambiate. L'ho aggiustata un pochettino però perché dove l'ho comprata vendono le cose buone, no? Però. Si è fatto sto segno e mi tocca a vedere cosa è. L'altra volta mi ha detto erano le valvole, stavolta vediamo che dice. Stiamo girando, stiamo andando verso giù dal meccanico, vedete io tutto qua a Civita, infatti io dovrei venire a abitare a Civita perché c'è il dottore a Civita, vengo a camminare a Civita, il meccanico ce l'ho a Civita io perché. E perciò ecco, giriamo qui, ma ci sta, andiamo su dal meccanico. Io vado sempre da questo meccanico perché una volta l'aggiusta lui, funziona. Qui mi ha fatto l'impianto al gas pure. Ci siamo comprati questa macchina qui che è più nuova di quella lì. L'abbiamo comprata qua, dove vendono le macchine, vedi, dove stiamo passando, l'abbiamo comprata qua e ho preso questa. Però, certo, è vecchia, c'è più del 2005, e perciò, se no va bene, giusto perché mo è uscita sta luce, perché se no la macchina va benissimo. Non capisco perché era dietro quello, forse si era stufato? Boh, va bene, adesso giriamo, ha aperto, meno male, giriamo, e... ci vediamo dopo perché
Mo andiamo qua dal meccanico e vediamo cosa mi dice. Oddio, datemi buona fortuna. Ecco il meccanico. Ciao, a dopo. Ecco, fiorellini, fiorellini. Sto andando a piedi. Vi porto con me, andiamo a prendere il treno. Perché devo raggiungere la sala lì. Traversiamo, che è molto pericoloso. Ci vorrebbe pure mettere a passare sotto. Così stiamo freschi. Aspettate se vedi la giusta. Il meccanico, purtroppo devo aggiustarla la macchina. Ma devo fare tantissima strada, perché devo andare, qui siamo a parte nuova, devo andare al centro storico. Giro la fotocamera. Sono arrivata qua, ci sta lo scalino, almeno c'è lo scalino, guardate, almeno sto sullo scalino. Lei era proprio su strada, mamma mia, pericolosissima. Facciamo qua, facciamo accorciatoia, che posso andare pure laggiù per la Civita, però lo faccio qua, accorciatoia. Qui è dove abitavo io e meno male che sono abituata a camminare. Fatto oggi non vado a camminare, invece ci vado uguale, perché ora che arrivo già a stazione ci vuole un sacco di tempo. Io capirai, corro, cammino veloce, la mascherina non respiro. I genitori poi, morono i genitori. Quando ce l'hai non te rendi conto. Quando ce l'hai li vedi scontati, robe così, ma non ci stanno più. È bruttissima questa cosa, mamma mia. Ma vado dritta, tanto se vado là poi vado giù, allora vado giù dritta via, pure del là potevo andare giù dritta, faccio prima. Se invece devo prendere la stazione di Catalano, dovevo girare qua. Devo girare qua e là si sta la stazione, però siccome che devo andare dentro giù a Civita, la ferrovia quella giù verso il centro storico, mi tocca andare giù dritti per forza. Non vi faccio vedere, guarda un po', faccio le mesh bionde, poi mi sono scordata. Prima mi sono scordata il foglietto e mi sono dovuta ritornare. Poi mi sono scordata il portafoglietto, perché io ho il portafoglio. Io ho a memory card, al bancomat. Però tante volte ho pure i soldi spicci che stanno qua. E me ero scordato dentro la macchina. E come facevo a comprare il biglietto? E perciò sono dovuta ritornare. Mamma mia. Comunque mio marito lo sa. Lui poi quando io vado al meccanico, lui non viene, perché dopo sa che si tocca la sala lì, deve fare un sacco di strada e deve andare più al treno. Lui non ci viene. Purtroppo è così. Adesso non so se oggi o domani, e se per esempio non è oggi, domani rifaccio un altro vlog e andiamo a prendere la macchina insieme. Non lo so se oggi o domani, vediamo un po'. Appena sanno mi telefonano, poi casomai alle 2, se non mi hanno telefonato, gli telefono per sapere. Pazienza. Purtroppo la macchina tocca aggiustarla, perché come fai?
qua giù sta là. Hanno detto forse un filo, non lo so. E vabbè, mo giro la fotocamera e faccio un pezzo di strada, ho già fatto un sacco di strada, eh? Ecco. E adesso stiamo andando giù. E vediamo. Detta Guerino, oggi non ho camminato, ma cammino uguale. Avete visto? Tanto tanta strada la fa uguale, perché tanta strada, voi vedete con la fotocamera, ma tanta tanta strada, perché poi io ogni tanto la fermo, la blocco e vi faccio dei pezzi, però è tantissima strada. Poi qui squilla sempre il telefono, vedi, squilla il telefono e tocca vedere chi è. Va bene, ci vediamo un pezzetto più giù, se no con la mascherina non riesco a respirare, a parlare. Mosa, qua c'è sta gente, mi sono dovuta mettere lassù. E perciò si soffoca. Va bene, ci vediamo più giù. Ecco, sono arrivata a prendere il treno. E niente, devo andare a fare biglietto. Ecco qua. Fiorellini, fiorellino, è successo un casino. E insomma, c'è un problema. Allora, fino a mezzogiorno il treno, va bene. Ho fatto, mo prendo il treno. Aspetta a mezzogiorno. E mi ha detto, non c'ho soldi spicci. E allora mi ha detto, non ce l'ho. Aspettate un attimo. Che poi devo aspettare fino a mezzogiorno. Infatti sono andata a prendere la pista, ho detto te conviene. A piedi davvero, Anna. Perché mezzogiorno si è arrivata a casa. Ho detto te conviene, perché per mezzogiorno si è arrivata a casa. Non sono anche le 10. Mi mi ha detto un'oretta se ci vuole per arrivare su. E vabbè, sapevo, mettevo la bicicletta dentro la macchina. E andavo in bicicletta, andavo, facevo 13 km in bicicletta. Vabbè, mo passo, vado sulla strada che, mo, giardinetti qua c'è stato, vediamo. Poche parole, devo andare, faccio che 13 km, vanno a casa, perché è casino. Prima abbiamo qui, era più semplice, ma mo è proprio un macello. Vabbè, mi Maria ha detto, tanto 13 km, un'oretta ci vorrà, speriamo. E quella lì, allora, adesso ce l'hai il biglietto, i soldi per il biglietto, perché già per abbia soldi. Fattura a mezzogiorno, se conviene andare a piedi allora, lo fa prima a mezzogiorno, ti aspetta. Vabbè, mo sono andata su. C'ho fiatone, non riesco a camminare. E mi tocca tirare già la mascherina, devo fare 13 km. Mi soffoco quando sono arrivata alla fabbrica. Non lo so se è per il Covid, non lo so. Perché non ci sta i treni. Sicuramente quando devo venire giù o vengo a bicicletta o se no vengo già a piedi per via macchina. Per forza. Vabbè, comunque a me sempre scarogna. Ok, vado su, più su, te ci risentiamo. C'ho fiatone. Sono arrivata qua dove vado a camminare la mattina e sto andando su. Oh, fra un'ora arriverò a casa, fra un'ora e mezza. Che casino qua, proprio scomodo, ci vede Fabio, scomodissimo. Non è che a me mi piace camminare. Va bene, tanto arrivo più su, ve lo dico, sto a camminare più veloce possibile per arrivare prima. Ecco, non so se si vede, sto camminando abbastanza veloce,
E oggi non vi ho fatto vedere come sono vestita. Oggi non porto i pantaloni strappati di Shein, ma porto i pantaloni con la fibbia, con la catena, non so dove sta la catena perché oggi è macello. Così mi sono comprato da Shein. Ok, fiorellini, fiorellini, ci vediamo dopo perché sto camminando, mi sappiamo, mar de mirza, mar de fegato, perché sto camminando veloce per arrivare prima possibile a casa. Meno male che io sono allenata, perché se no chi ce la faceva? Ecco, sono arrivata dove di solito giro, però io non giro perché vado dritta, devo andare a casa. Qua sto sempre la strada con la macchina, avete visto, mezzo e basta quando venivo giù. Devo fare tutta questa strada, mi ci vuole 15 minuti con la macchina. E Guerrino ha detto un'oretta mi ci vuole per arrivare su a casa a piedi. 13 chilometri, mi sa, so, boh. Non lo so quanti chilometri sono, tanti. La prima volta che l'ho detto erano 49 chilometri, fatto se. Faccio 49 chilometri. Poi ho detto bene, c'è cioè Castellano, provincia di Viterbo, fabbrica di Roma. 13 chilometri so. Perciò faccio 13 chilometri. Non so quanti chilometri ho fatto, però sono 13 chilometri. Mi faccio stamattina. Ok. Ci vediamo dopo. C'è un fiatone. Ho fatto un sacco di strada già. Ok, mi sono messa al navigatore. Non lo so. Ah, non si vede perché sto a faccia mia. Aspetta, Ho messo il navigatore, non so se si vede. E mi dice che fra un'ora e 46 minuti dovrei arrivare. Due ore a piedi, che mio marito dice un'ora. Due ore a piedi, fra un'ora e 46 minuti. Devo fare ancora 8 chilometri, arrivo a mezzogiorno e 29. Aggiornamento, mi sono legato i capelli, mamma mia, fa caldo. Mi ha chiamato il meccanico e mi ha detto che il pezzo arriva domani, è 160 euro. E meno male, è un casino con sto Covid, i mezzi sono un casino. E mi mancavano ancora 9 km per arrivare a casa, per arrivare a fabbrica poi, non a casa proprio. Dopo dove andare su casa. E mi ha detto che arriva domani, se mi serve la macchina la posso andare a prendere, ando fino a mezzogiorno e mezzo aperto. E domani mi chiamano quando arriva il pezzo. E ci vuole 40 minuti, un'ora così. Ha detto poi pure aspettare qui. Così poi fa te la prendi dopo la macchina. Vabbè, mo sto andando giù a pigliare la macchina. È un casino perché là è già un macello quando non c'è virus e cose varie. Mo passo un'altra parte della garage, tanto devo passare la parte là. Mi sa, sì. Sì, così faccio un pezzetto solo di strada. Che vi... sto ancora camminando. Sono le 11:15, a mezzogiorno, sto ancora camminando, perché sono là su, poi sono là giù, poi mi hanno detto domani, ed è qua, ed è là, mamma mia, mi ha detto oggi pomeriggio, poi mi ha detto domani. E lui ha detto per domani viene la PA, la macchina, se ti serve. Ti serve sì, è un casino con Covid. Appena su. Mi mancavano 9 km per arrivare, però. Oh, Dio mio. Mo sto andando qua un'altra volta a prendere la macchina.
e oggi ho pranzato con la pizza con le olive, per forza, perché se no svengo per strada tutti questi chilometri che sto a fare oggi. Poi veloce, devo correre, mi sono legata di pure i capelli perché mamma mia, troppo caldo fa con tutto quel mucchio di capelli. Ok, comunque vengo a prendere la macchina, domani quanto mi chiamano vengo giù a farla aggiustare, da cambiare un pezzo, ha detto 160 euro. Mamma mia, e vabbè, comunque quando arrivo ci vediamo. Mamma mia, troppo camminare. Ciao, a dopo. Sono quasi arrivata. Ecco, fiorellina, fiorellina, sono arrivata. Sto mangiando la pizza che mi ero comprata per camminare a piedi fino a Civita alla fabbrica. Ormai pranzo con questa. E ci vediamo stasera. Ecco, fiorellini, fiorelline, mo c'è un pezzo di video di ieri che ho fatto, una video cucina, però siccome era troppo corto ve lo metto dentro questo vlog, e l'ho detto pure all'inizio, e spero che vi piacerà e la farete questa ricetta. Via. Ecco, non so se si vede bene, va bene, devo tagliare ancora questo pezzo e poi iniziamo a condire per fare questa cucina. Intanto mettiamo questa carne, mettiamo, vabbè, questo coltello, il sale dappertutto, tutta la carne. Poi la rimetto dentro questo piatto, poi ritorno quando ho fatto, ho messo il sale, perché quando devo mettere il sale dappertutto, si mette il sale dappertutto. Mettiamo il sale, ma c'ho le mani sporche, faccio caso. Ecco, adesso facciamo, mettiamo l'ova qua dentro e poi metto dentro il pane grattato. Mo ci mettiamo 3 uova, poi piano piano quando finisce aggiungiamo altre uova finché non aggiungiamo tutto. Mettiamo un po' di sale. Prendiamo il cucchiaio, cioè il cucchiaio, la forchetta, chiudiamo, vediamo se si vede. Poi prendiamo il pane grattato e lo mettiamo qua. Poi prendiamo un pezzo di carne e la mettiamo qua, però non so come farvela vedere, aspetta, fammi pulire le mani e giro la fotocamera. Ecco, prima mettiamo un pezzo qua, vi faccio vedere qua, poi lo mettiamo qua, pane grattato, e tutti i pezzi li facciamo così. Adesso mettiamo l'olio, aspettiamo che frigge per mettere la carne. Ecco, vediamo se bolle, e poi dopo qua non bolle, vabbè. E poi quando ho fatto ve la faccio vedere. Ciao, a dopo quando ho cotto tutto.
Ecco, sono cotti. Mo vediamo Guerino cosa dice, se è buoni. Dai, Guerino, buono. Assaggiare è buono. Sì? Sì. Non sei morto? Ancora no, ancora sono vivo. Ok, ci facciamo dopo gli ultimi saluti. Ecco, fiorellini, fiorellini, per oggi è finito questo video. Spero che vi è piaciuto, che mi avete messo già like e che vi ho fatto compagnia. E tutto qua sotto, fate i commenti, iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina e ciao, al prossimo video.